Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti. La parrocchia di Sant'Alfonso vi dà il benvenuto. Questa sera i ragazzi, gruppo giovani della parrocchia, vi presenta il musical sulla vita di Beata Madre Teresa di Calcutta. Questa serata apre le feste patronali in onore appunto del santo della nostra parrocchia. I ragazzi si sono preparati tanto, per più di un anno hanno provato, riprovato, hanno recitato, suonano interamente dal vivo, lo cantano e lo recitano tutto dal vivo questo musical, quindi è una rappresentazione davvero molto lavorata. E questa sera sono tanto più emozionati per il fatto che c'è una piazza a quale rappresentarlo. Il musical è stato proposto in maniera parzialmente diversa durante l'inverno sotto il salone della parrocchia. Questa sera invece il pubblico è più ampio e la piazza di Francavilla, che saluto, sicuramente li accoglierà con un grande applauso. Prima di cominciare, saluti di rito, vorrei far salire su questo palco il padrone di casa, padre Raffaele. E prima di dargli il microfono mi permetterà di dire che questa è una festa e rimarremo nel clima della festa, ma quest'anno l'emozione è forse diversa perché è l'ultima per il momento che vivremo insieme a te. Padre Raffaele, il tuo saluto a questa comunità e l'apertura delle feste per Sant'Alfonso. Grazie, allora io proporrei di passare subito al secondo punto. Per il saluto magari ci sarà anche un altro momento. È chiaro che dopo 10 anni anche vivere anche questo momento della festa, con la consapevolezza che un pochettino, vuoi o non vuoi, è sicuramente un momento anche di addio, genera una certa emozione, ma un'emozione soprattutto di gratitudine, di tanto tanto ringraziamento per, diciamo, tutto quanto ho vissuto e abbiamo vissuto. Diciamo che c'è questa bellissima coincidenza anche di questo spettacolo, perché come è stato già detto prima è frutto non tanto di un lavoro, di una preparazione messa, diciamo, per questa esibizione, diciamo così. In realtà è un cammino anche molto più importante, un cammino spirituale che questo gruppo da diverso tempo vive, e Madre Teresa, la Beata Madre Teresa di Calcutta ha fatto effettivamente un po', ha catturato l'attenzione un po' di tutti noi, è stata un'ispirazione non solo per questo momento ma anche per tanti altri, come anche il servizio ad esempio che molti ragazzi prestano alla mensa Caritas a Pescara. Quindi viviamo questo momento di Sant'Alfonso, la nostra festa patronale, in un contesto molto bello, molto solenne. Io sono felice e non vedo l'ora di sedermi dove siete anche voi seduti per vivere questo momento. Grazie al parroco padre Raffaele, più tardi lo rincontreremo. Io ne approfitto per ricordarvi quelli che saranno gli appuntamenti di queste 3 serate. Domani sera avremo il concerto di Luca Carboni, sempre su questo palco ed in questa piazza, mentre sabato sera ci sarà lo spettacolo di cabaret del comico Giovanni Cacioppo. Iniziamo però con la serata di oggi. I ragazzi che vedrete recitare, suonare e cantare non sono degli attori professionisti, fanno tutt'altro, studiano, si divertono, frequentano il gruppo giovani, frequentano la parrocchia. Questa sera daranno dimostrazione di un altro talento che gli appartiene. Non tolgo tempo a loro, vi saluto e con me ci vediamo più tardi e vi auguro una buona visione con il musical di Madre Teresa. Grazie. Share the joy of sharing. It is not how much we give, but how much love we put. Jesus said, I was hungry and you gave me to eat. I was naked and you clothed me. I was homeless and you took me in. If you give a glass of water in my name, you give it to me. If you receive a little child in my name, you receive me.
whatever you do to the least, you do it to me. You need to pray to have a clean heart. If you have a clean heart, we can see God. The fruit of prayer is the deepening of faith. And the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. Insomma, che male c'è se le catto qualche fuori nascosto? Sorbettina, uno scoop è uno scoop. Ma te l'abbiamo detto mille volte. È inutile che stai appostato lì dietro come una iena. Lei a quest'ora prega. E voi non pregate? Già fatto. E poi sfamare un povero ammalato è un po' come pregare. Certo che ce l'avete sempre pronta la risposta. Prontissima! Ma è possibile che Madre Teresa non vuol capire che se mi concede un'intervista in esclusiva il mio giornale, che ha tanti soldi da investire,
poi faranno cospicua offerta. Ma se veramente il tuo giornale ha così tanti soldi da investire, perché non investe un po' qui, senza bisogno dell'intervista? Certo, che ce l'avete sempre pronta. Prontissima! Piuttosto, questa casa per accogliere i poveri malati, ve la daranno? Pare di sì, e senza bisogno di cospicui investimenti. Lo vedi? Ci stai disturbando sul lavoro? Lavoro? E quanto vi pagano per questo lavoro? Tantissimo! Una montagna di lingotti d'amore che non basterebbero tutte le banche del mondo per conservarceli. Questa è buona, me la segno. Lingotti d'amore e conservarli in banca. Tanto, Don Visto! Vabbè, vabbè, niente intervista. Niente intervista? Ma neanche dopo che ha pregato? No, dopo no. Che ha pregato va a dormire un po'. Anch'io in genere provo a dormire un po', ma faccio certi sogni strani. Lo sai? Che anche Madre Teresa fa dei sogni strani. Ah sì, e che sogna, che sogna? Dice che sogna spesso una cosa molto bella. E che cosa, che cosa? Una cosa simile a quello che aspetto. Un giorno stavo camminando per la strada e ho visto un uomo alto, magrissimo, seduto all'incrocio, raggomitolato su se stesso, l'aria profondamente infelice. Mi sono avvicinata, gli ho stretto la mano e gli ho domandato come stava. Lui ha sollevato lo sguardo su di me e ha detto: «Oh, dopo tanto, tantissimo tempo, sento il calore di una mano», e si è alzato. C'era un sorriso così radioso sul suo volto perché qualcuno era gentile con lui. Il semplice gesto di una stretta di mano gli aveva dato la possibilità di sentirsi qualcuno. Per me era Gesù sotto le spoglie del dolore e io gli avevo donato la sensazione di essere amato da qualcuno. Capito? Certo che ho capito. Certo che ho capito. Ma che c'era da capire? Della pietà.
Che freddo. Ma se non si respira dal caldo. Che freddo, mamma mia, che freddo. Brrr. Come si vede che viviamo in due mondi diversi, io e te? Tu è caldo perché sei un ubriacone. Chi? Io? Comunque, mettiti l'anima in pace. Anche oggi Teresa è molto occupata. Lo immaginavo. Vabbè, vabbè. Allora, dimmi qualcosa di te. Di me? Un'intervista a me? Sì, perché no? Per esempio, dimmi qual è stato il giorno più bello della tua vita. Il giorno più bello della mia vita? Ma qui tutti sono i giorni più belli della mia vita. In mezzo a questo schifo? Certo. Ma? Qui c'è l'amore. Come c'è l'amore? L'amore che lava via lo schifo. E l'amore, più amore, più lava via lo schifo. L'amore non è accondiscendente. E la carità non ha nulla a che vedere con la pietà. È amore. Carità e amore sono la stessa cosa. Con la carità dai amore. Perciò non limitarti a dare denaro, ma invece tendi la mano. Capito? Certo che ho capito. E con l'amore tutti i giorni più brutti possono diventare improvvisamente i più belli. E invece qual è stato il giorno più brutto della tua vita? Il giorno più brutto? Quando Teresa se ne andò dalla scuola dove insegnava per venire in questo posto. Io ero una delle sue allieve. Noi ci sentimmo subito perse, tutte figlie senza più madre. Carina questa, me la devo segnare. Tutte figlie senza più madre. Ma dove ho messo il tappino? Da quel giorno che Teresa se ne andò, non pensiamo che a lei, a quegli occhi pieni di malinconia che vedranno per noi. Dov'è che nasce quella sana volontà? Dov'è che trova tutto il cuore che ci dà? E noi che siamo le sue allieve, come potremmo stare senza, senza lei? Lei ci ha lasciato perché ha fame più di noi. Ci ha detto un giorno se berrete pure voi, riceverete nelle mani, le mani vuote della sangue dell'umanità. Ci riuscirò.
ti salverò, per tutti loro piangerò e le mie lacrime le manderò dritte nel cuore di un grande Dio e tutti a lui li porterò. Ci riuscirò, ce la farò e sarà tua la forza mia. Sposa
E così questa sarebbe la nuova casa di Maria Teresa? No, veramente non è proprio sua, è in affitto. Ah sì, e chi sarebbe il proprietario? Andiamo bene. E l'affitto, come lo pagate l'affitto? Col sacrificio. Oh, mi pare giusto. E tu chi saresti, l'arcangelo portiere? No, sono uno che vuole aiutare, un volontario. Ma certo, tutti volontari, tutti bravi, tutti che lavorano gratis, casa gratis. Ma chi ci guadagna in tutto questo? Ah, mi pare giusto. Del resto lui è uno che quegli affari ci ha sempre saputo fare. Sei qui per fare un'offerta? Un'offerta io. Perché? Che c'è di male? Sembri uno che vorrebbe dare. Forse ti manca un po' di coraggio. Verissimo. Mi tremano le mani solo al pensiero di tirar fuori un nichilino. Per esempio, ci sarebbe da accompagnare questo malato all'ospedale. Lui ha bisogno di cure urgenti. No, non mi pare proprio il caso. Come non ti pare il caso? Con quelle medicine si salva. Senza quelle medicine no. Pensaci un attimo. La malattia è contagiosa? No, e anche se fosse cosa cambia? Assolutamente niente. Sarà invece la tua buona azione ad essere contagiosa. Dopo di te, qualcun altro ne farà un altro e così via. No, non mi ci vedo come responsabile di una bella piedi di buone azioni. Non mi ci vedo proprio. Grazie. Prego. Innanzitutto, tu devi sapere che io sono molto più malato di te. Bevo 2 bottiglie di whisky al giorno e poi ho l'ulcero duodenale. Andiamo in ospedale, dai, io e te. Su. Che cosa ho fatto per le vie di una città?
mie forze e il sudore mio, rubando il cuore che era di Dio. Thank you.
La peggiore malattia dell'Occidente oggi non è la tubercolosi o la lebbra, ma il non sentirsi desiderati né amati, il sentirsi abbandonati. La medicina può guarire le malattie del corpo, ma l'unica cura per la solitudine, la disperazione e la mancanza di prospettive è l'amore. Vi sono molte persone al mondo che muoiono per un pezzo di pane, ma un numero ancora maggiore muore per mancanza d'amore. E la povertà in Occidente assume forme nuove. Non è solo solitudine, ma è anche povertà spirituale. Vi è fame d'amore e vi è fame di Dio. La preghiera attiva è amore e l'amore attivo è servizio. Cerca in ogni momento di dare incondizionatamente qualsiasi cosa di cui una persona abbia bisogno. L'importante è fare qualche cosa, per quanto piccola, e dimostrare con le proprie azioni, donando il proprio tempo, che si vuol bene. A volte vorrà dire impegnarsi in un lavoro fisico, come facciamo noi nelle nostre case per i malati e moribondi. Altre volte, offrire sostegno spirituale a chi se ne sta sempre chiuso in casa. Se un malato vuole medicine, dagli medicine. Se ha bisogno di conforto, confortalo. Thank you.
Termina così il primo atto di Madre Teresa, il musical. Sono stati bravi, no? Per loro è un'enorme soddisfazione vedere questa piazza piena, perché il timore era quello un po' di rappresentare uno spettacolo che non fosse così di massa, perché la vita della santa non è così alla portata, va un po' ricercata, un pochino di nicchia. Invece vediamo che avete risposto benissimo, e questa per i ragazzi è la soddisfazione più grande. Pensate che per prepararsi loro non hanno soltanto studiato un copione, imparato battute, imparato musiche e così via. Si sono recati anche a Roma, al Celio, nella residenza italiana di Madre Teresa, dove andava Madre Teresa quando si trovava in Italia, dalle suore missionarie della carità. Lì hanno potuto capire qualcosa a proposito di come vivono queste suore, di quello che fanno, di qual è la loro missione. E così è stato un modo anche per fare più propria il sentimento che li ha portati a realizzare questo spettacolo di questa sera. Immagino che siano già pronti per dare il via al secondo atto, e proseguo con l'augurarvi una buona serata. Sempre io. Era davvero tanto che non ti si vedeva. Dove sei stato in questi anni? Il mio giornale mi ha mandato in giro per il mondo. Sono stato da tantissime parti e ora mi ritrovo qui per un nuovo servizio su Madre Teresa. Per esempio, sono stato a Ovest, nella giungla, a fotografare gli elefanti. E ho scoperto che gli elefanti indiani, a differenza di quelli africani, hanno le orecchie corte. Sì. Accidenti, questo sì che è uno scoop. Già me lo vedo domani su tutte le pagine. Gli elefanti indiani hanno le orecchie corte. Tutti particolari in cronaca. Sfotti, infierisci pure con calma. Ad ogni modo, sai se mica lei oggi si farà vedere? No, oggi non c'è. E dove è andata? È in missione. E dove? A Ovest, nella giungla, a far crescere le orecchie lunghe agli elefanti dalle orecchie corte. Missione impossibile. Vabbè, vedo che oggi non è aria. Ma piuttosto, toglimi una curiosità. Una cosa che mi sono sempre chiesto: perché Madre Teresa, a suo tempo, ha scelto di venire a fare la missionaria proprio qui a Calcutta? Non lo so. Di sicuro mi pare che non l'abbia scelta lei. E chi l'ha scelto? Non lo so. Un vescovo? Non lo so neppure io. Anzi, no, mi pare di ricordare che glielo abbia consigliato la madre. La madre? E perché? Non lo so, ma perché lo chiedi a lei? A chi, alla madre? Ma no, a Teresa! E dove la trovi? Ti sei dimenticato? Lei a quest'ora prega. Thank you.
and you gave me to eat. Hungry not only for bread, hungry for love, for the word of God. Nakedness is not only with a piece of cloth, but loss of that beautiful virtue, purity. We have been created in His image to love and to be loved. Where does this love begin? In our own family. And if you stay together, you will love one another as God loves each one of you. Rendiamo conto che quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma l'oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo. Ma che significa? Significa che l'importante è fare qualcosa, anche se piccola, dare noi stessi, il nostro lavoro, il nostro tempo, per dimostrare che si vuole bene. Sì, ma l'oceano è immenso. Sì, però se tu guardi chi ti sta vicino e magari vedi che soffre o che ha bisogno di aiuto, diventerà quello il tuo oceano. E in tal caso io potrei essere la sua goccia. Esatto, ma solo se gli farei del bene. Mi piace. A volte basta anche una piccolissima azione e te la senti subito dentro al cuore, che lenta scende e fa plaf. Che cosa? La goccia. Ed è come se quell'immenso oceano diventasse ancora più immenso, e tutto questo grazie alla tua piccolissima goccia. Chissà se funziona lo stesso con un goccio di whisky. Il solito cinico. Per esempio, oggi uno dei nostri volontari diventerà frate missionario. E allora? È importante per lui e per tutti noi, perché sarà un altro che di fronte a Dio si investirà ufficialmente di una carica. Un'altra goccia nell'oceano. Bravo! Stai diventando bravo. Sì, vabbè, ma questa era facile. Thank you.
te ho cucito per me. Quelli che soffrono nella casa.
C'è molta sofferenza nel mondo, moltissima. La sofferenza materiale è la sofferenza di chi ha fame, di chi non ha una casa, di chi è malato. Ma continuo a ritenere che la sofferenza più profonda sia quella di chi è solo, di chi non si sente amato, di chi non ha nessuno. La peggior malattia che un qualsiasi essere umano possa mai sperimentare è quella di non essere desiderati. E tu? Hai qualcuno che ti desidera? Sì, questo. Alla faccia, complimenti, ma che eleganza! Ma dimmi, come ci si sente vestiti a missionario della carità? Posso rispondere con una frase banale? Ma certo. L'abito non fa il monaco. Ottima risposta, ottima risposta. Ma che cos'è questo odore strano? Dobbiamo distribuire del peso agli affamati. La povertà, quella vera, il più delle volte, è soprattutto solitudine. E la solitudine si guarisce col pesce? Anche, ma ancora meglio insegnando a ritrovare la voglia e la gioia di vivere. E come si fa? Si va, si ascolta, si parla, ma più di tutto, si vuole bene. E voi volete bene a tutti? Certo. E dove lo trovo tutto questo bene a volere a tutti? Ah, dimenticavo, il vostro fornitore. Guarda che è il fornitore di tutti, non solo il nostro. A proposito, ti ricordi quel malato che tempo fa ti ho chiesto di portare all'ospedale e tu ce l'hai portato? Certo che me lo ricordo. Adesso sta bene. Oh, sono contento. Sei contento? Sì, sono contento per lui. Per lui o per te? Per lui, per me. Per tutti? Per tutti. Vabbè, però adesso non mi venire a dire che grazie a me lui è ancora vivo e io l'ho fatto del bene non soltanto a lui ma a tutti? Ma perché no? Ma perché no? Vabbè, allora diciamo perché sì. Allora diciamo perché sì. Andiamo a portare il pesce? Andiamo a portare il pesce. Hai visto mai che con un cefaletto se abbiamo qualcun altro? Grazie a un cefaletto e grazie a te. Sempre un talismano che dona la virtù.
Colleghi, colleghi, aspettate, colleghi, colleghi, un attimo, colleghi. Come sempre, arrivi col solito chilometro e mezzo di ritardo. Ma scusa, la conferenza stampa non è alle 5. E infatti è finita. Sì, ma se siamo alle 5:05. Madre Teresa è stata molto concisa. Ma porca miseria. E chi ha detto? Ha detto che bisogna pregare un po' di più. Pregare un po' di più? Tutto qui. E ti pare poco? Tu preghi un po' di più? Io no, ma che c'entra? E invece c'entra. Perché non preghi un po' di più? Oh bella, io non so pregare e poi non conosco neanche una preghiera. Tieni, qui ce ne sono un po', te lo regalo. Grazie. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. È una preghiera di San Francesco. Madre Teresa la recita sempre. Titolo, San Francesco a Calcutta. Suona bene. Ma guarda... Lo so che San Francesco non c'entra niente con Calcutta, lo so. Sarò pure un miscredente senza anima, ma certe cose le so. Sto solo cercando di inventarmi qualcosa per l'articolo di domani. Teresa dice che senza preghiera non riuscirebbe a lavorare nemmeno mezz'ora. La preghiera dà forza. Tu stasera di almeno una preghiera e vedrai che l'articolo ti viene. Sì, per vincere il premio Pulitzer, sai quante tonnellate di preghiera devo dire? Io, per esempio, tutte le sere prego anche per te. Tu preghi per me? E perché? Perché mi va di pregare per te. E come preghi per me? Per esempio, prego per la tua salute. E allora preghi malissimo, perché al mondo penso che non ci sia qualcuno che preghi o abbia mai pregato per me. Non ci credo. Di sicuro qualcuno ti vorrà un po' di bene. Anche perché le vie del Signore sono infinite. E allora tu, oltre a questo, dovresti darmi anche una bella cartina topografica dove sono indicate tutte queste vie infinite del Signore. Tu comincia a pregare per qualcuno e vedrai che la cartina la trovi da solo. Vabbè, si è fatto tardi, ci vediamo. Ma che stasera la dici una preghierina per me? Stasera? Se proprio ci tieni. Veramente sei tu che ci dovresti tenere. È da te che deve partire. Sorbettina, partire senza cartina, sorbettina. Ma vuoi vedere che è questa la cartina? Bravo, stai andando bene. Ok, dirò una preghierina per te questa sera. Che bello. Ma davvero sei felice perché dirò una preghierina per te? Ma certo. Ma siamo proprio diversi. Mamma mia quanto siamo diversi io e te. Grande tua diversità.
questa mia diversità. Uccidendo una donna! Colpa tua, desti via la tua virginità. Dio Vishnu, non sei più qui tra noi, perché lei peccò d'infamità. Sporca sei, porca più dei porci, e porco chi sporco la sposa di Vishnu. Che tu sia nuda fra i maiali, in mezzo al fango dei tuoi mali, lorda d'infamità. Che tu sia malattia, muoia chi oltraggiò la tua verginità. Scusa anche a chi mi rubò la purezza del cuore, quel peccato che c'è, cresce dentro di me, è la cosa più bella e la porto con me. Magia, nel mio corpo c'è un'anima pronta per vivere, e come un fiore del cielo profumi. Poi come foglia tra gli alberi tremerà, crescerà. Cosa cerca una suora in mezzo a noi?
sacerdoti di Brahma e di Vishnu, noi che preghiamo la nostra Dea Kali. Che cosa c'entra il suo Cristo in mezzo a noi? Da cosa nasce l'amore suo per noi? Noi che adoriamo le vacche e i buoi, noi non vogliamo i favori tuoi. Noi non vogliamo i favori tuoi, pazza! Che guarisci ciò che ammazza. Pazza! Con il tuo Dio di un'altra razza. Pazza! Pazza! E il diavolo che fa gli affari suoi. Chi sei? Chi sei? Chi sei? Pazza! E guarisci ciò che ammazza. Pazza! Col tuo Dio di un'altra razza. Pazza! Pazza! Dio, me Vishnu, solo suora sei. E non muori senza farci caso, senza far rumore, morto sul mio petto così. Nel silenzio del cuore Dio parla. Se ti porrai di fronte a Dio nella preghiera e nel silenzio, Dio ti parlerà. Nella natura troviamo il silenzio. Gli alberi, i fiori e l'erba crescono in silenzio. Le stelle, la luna e il sole si muovono in silenzio. Il silenzio del cuore è necessario per poter udire Dio ovunque. In una porta che si chiude, nella persona che ha bisogno di noi, nel canto degli uccelli, nei fiori, negli animali. Nel silenzio Lui ci ascolta, nel silenzio parla alle nostre anime, nel silenzio ci è concesso il privilegio di ascoltare la Sua voce. Quando l'alba si colora.
quanto dentro me. E se guardo intorno, tutto è grande più di me. Quando stringo delle mani o se abbraccio dei bambini, vedo cosa sono e cosa sei. Siamo sabbia fra le dita che va via come la vita che mi ha fatto vivere tra voi. E se chiudo gli occhi, tutto quanto vive in me, piccolo granello che nell'aria vola via. Ce la farete. Lei è gettato il semino e voi, come tanti bei semini, crescerete e diventerete tanti bei tulipani tutti in fila sotto il sole. Ma io non voglio essere un semino. Come no? Tu sei il più bel semino del mondo. Da te, da voi, grazie a lei, nasceranno delle cose bellissime. Quali cose? Dimmene almeno una. Tanto per cominciare, questo è un regalo che penso ti piacerà. La tua fiaschetta da whisky. Sì, ho deciso di smettere di bere. Grazie, è il più bel regalo che mi potevi fare. Sì, ho deciso di smettere di bere whisky. Adesso ho voglia di bere qualcos'altro. Vodka, birra, rum, martini? No, hai capito benissimo. Ho voglia di bere qualcosa di più dissetante.
qualcosa che forse non si deve direttamente, ma che va dritta giù nell'anima. Ma si è sempre detto che l'anima non ce l'hai. Mi sa che me ne sta spuntando una piccola piccola. Grazie Onsemino. Grazie Onsemino. E adesso dove andrai? In Africa. Pare che lì c'è un missionario che sta facendo grandi cose. Lì c'è una guerra civile e lui raccoglie i bambini orfani di entrambi le parti in conflitto. Pensa che bello. Che non sia lui la mia nuova bevanda. Magari riuscirà a dissetarti del tutto da quella sete che ti porti dentro da sempre. Ma già dissetato Madre Teresa e voi naturalmente. Sei una brava persona. L'ho sempre saputo, sin dal primo giorno. L'aereo parte fra 2 ore. Adesso devo andare. Abbi cura di te. Anche tu di te. Senti, mettiamo il caso che tu un giorno diventerai importante e famosa quanto lei. In tal caso, me la concederai un'intervista? Sì, anche 2. Guarda che ci conto. Contaci. E che Dio ti aiuti. Miserere, miserere, miserere.
life. I was hungry and you gave me to eat. I was naked and you clothed me. I was homeless and you took me in. Whatever you do to the least of my brethren, you do it to me. Thank you.
tutti quanti sul palco, partendo dal coro che è dietro il pannello, ma ha cantato per tutto il musical, e quindi inizio da Nicolò Barbone, Martina Berardinelli, Giovanni De Santis, Lorenzo Ferrara, Marta Filieri, Federica Mancini, Francesca Matricardi, Erika Marzi, Alessandro Sarchese, Simone Pesce, la direzione di Simona Gaeta e la supervisione di Teresa Angelone. E passiamo ai musicisti. Ecco Simona e Teresa. Passando poi ai musicisti, chiamo Federico Bisordi, batterista, che... Simone Di Meo, basso e tromba. Luca Rapino, pianoforte e tastiera. Paolo Ingelido e Mara Sciarra ai violini. Anna Maria Matricardi, applauto traverso. Così come applauto traverso ci sono anche Gian Domenico Palmieri e Sara Berardinelli. E poi ancora Stefano Torelli alla chitarra elettrica, Gianluigi Colucci alla chitarra acustica e Fabio Nativi alla chitarra acustica. Con Maria Francesca, Marco Ingelido alla tromba, Leonardo Di Meo alle percussioni. C'è poi ancora il corpo di ballo composto da Cristina De Santis, Martina De Monte, Valentina Liberato, Elena Fiore, Giorgia De Luca, Erika Marzi, Alessandro Sarchese e Lorenzo Ferrara, che hanno fatto l'elefante. Le coreografie sono di Andrea Salvati e la supervisione di Patrizia D'Archivio. Veniamo dunque ai personaggi e partiamo dal malato Simone Pesce. Poi ci sono altri due malati, Leonardo Di Meo e Gian Domenico Palmieri. Gian Paolo Di Biase, Gesù! Vittoria Mancini, la giornalista. Gabriele Benvenuto, malato e voce solista. Nicole Woolley, suor Gertrude. Daniela Mascitelli, suor Agnes. Suor Bettina, Giulia Ingelido. Adulto, diciamo, il meno giovane del gruppo, Guerino Matricardi, giornalista Adam. Poi c'è il capo Braini, Andrea Cascavilla, Liliana Desiderio, donna indiana e peccatrice, Francesco Di Quinzio, volontario e missionario. E poi Madre Teresa da giovane, Chiara Petrucci. E Madre Teresa da anziana, Chiara Nobilio. E poi c'è tutto un sistema di volontari che dietro le quinte hanno partecipato e contribuito attivamente alla realizzazione dello spettacolo. E quindi chiamo Stefania Di Fulvio ai costumi, con Antonella Annunziato, che questa sera non è presente, e con Luisa Pasquarelli. Poi abbiamo ancora Daniele Spizzichino, supporto tecnico, al PC, non so, eccolo. Alessandro Bruschi alle riprese video. Attilio Langiano al supporto tecnico. Poi ringraziamo
il service audio e luci X-Zone Service ed il coordinamento, che è tutto quanto, di Luca Moscardelli e di Simona Gaeta. E a Luca! Luca, voglio dare proprio la parola per concludere questa serata insieme. Allora, volevo solo ringraziare tutti voi per essere stati qui, ringraziare tutti i ragazzi, che è veramente stata un'esperienza bellissima preparare questo musical con loro, e ringraziare il Signore prima di tutto, che ci ha permesso di fare tutto questo, e ringraziare padre Raffaele, non so dov'è, non lo vedo più, eccolo. Va bene, e adesso vi chiedo solo la pazienza di stare altri due minuti e ce ne andiamo, perché abbiamo una canzone che è una piccola sorpresa e quindi dobbiamo farla questa. Quindi prego i musicisti di andare a suonare. Ah, scusate, dove sta Paola? Paola Toro ha presentato, chiaramente. Carino.
non sapevo nulla di questo pezzo, quindi nonostante ho partecipato un po' alle prove, ma questo mi è sfuggito veramente. Grazie, grazie di cuore, siete troppo buoni, grazie, grazie, grazie a tutti voi e grazie per questo spettacolo, per questo musical. Che dire, sono senza parole. Poi, visto che gli avvisi più lunghi sono miei, almeno per questa volta basta così. Buonanotte a tutti, domani, dopodomani. Allora, volevo dire semplicemente che naturalmente domani continua anche il Triduo, domani, dopodomani, quindi il 1° agosto è la nostra festa grande. Invito tutti voi anche a partecipare, questo è stato anche un momento molto bello perché è un misto tra il ludico e anche, se vogliamo, molto spirituale. Grazie a voi che ci avete dato questo spunto bellissimo per continuare poi la festa di Sant'Alfonso. Ringrazio anche tutti i miei confratelli, in modo particolare anche padre Massimiliano che sta qui nel... Non perdiamoci le sue riflessioni che sono molto belle, alla messa alle ore 19, domani e dopodomani. Ringrazio anche padre Ersilio che con tanta pazienza... Ecco, segue i ragazzi, chatta molto più di me. Va bene. Buonanotte a tutti, grazie, grazie veramente di essere venuti così numerosi, grazie. Solenne, io sono felice e non vedo l'ora di sedermi dove siete anche voi seduti per vivere questo momento. Grazie al parroco padre Raffaele, più tardi lo rincontreremo. Io ne approfitto, Giovanni Cacioppo. Iniziamo però con la serata di oggi. I ragazzi che vedrete non frequentano il gruppo giovani, frequentano la parrocchia. Questa sera daranno dimostrazione di un altro talento. Un altro ne farò un altro e così via. Non mi ci vedo come responsabile di una bella e piena di buone azioni. Non mi ci vedo proprio. Io prega tu per me. Buone azioni, donando il proprio petto, chi si vuol bene. A volte... Sì, va bene, ma questa era facile. Fammi fare che servo tu e crescimi l'amore che mi dai. No, ma che sia poesia, un gran bel vestito cucito da te, cucito per me.
chi non ha una casa, di chi è malato, ma continua a ritenere che la sofferenza più profonda sia quella di chi è solo, di chi non si sente amato, di chi non ha nessuno. La peggior malattia. Recita Sammy! Titolo, San Francesco la Calcutta. Non bene. Lo so che San Francesco non ci vede con Calcutta, lo so. Sono pure gli studenti che ci sanno, ma certe cose le so. Sono solo... La preghiera, la forza! Questa sera, chi è almeno una preghiera? E mi dai che l'articolo viene. Sì, per vincere il premio Pulitzer, sai quante tonnellate di preghiere devo dire? Io, per esempio, tutte le sere. Dai la porto con me. Cristo in mezzo a noi. La cosa madre è l'amore sempre per noi. Noi ti adoriamo le parti di fuori. Noi non vogliamo i favori tuoi, basta! Sul palco.